e Cagliari. Ecco l'11 titolare del Milan. Si schierano col classico 4-3-3 con due attaccanti esterni. Piano tattico, mi sembra chiaro, puntare i difensori nell'uno contro uno per andare sul fondo e crossare in mezzo o per tagliare al centro e concludere direttamente in porta. Ecco gli 11 di partenza del Cagliari. È un 4-4-2 spregiudicato quello con cui scendono in campo oggi, con l'avanzamento dei centrocampisti a supporto delle punte. L'allenatore vuole sfruttare i loro inserimenti da dietro per far male alla difesa avversaria. Il Milan, squadra a caccia di un passo avanti dopo l'ultima partita, quella persa in trasferta contro la Roma. Hanno perso per 1-0 nonostante una buona prestazione. Per questo credo che un pareggio sia ampiamente alla portata. È tutto pronto per la sfida che vede impegnato il Milan. I loro tifosi hanno sopportato la prima parte di stagione piuttosto deludente, ma sono certo che ora si aspettino di vedere una squadra più combattiva, capace di lottare per tornare nelle zone alte della classifica. Punta l'area, riconquista un pallone importante. Samu Castillejo, Calabria. I compagni si fanno vedere. Palla vagante adesso. Raja Nainggolan. È sicuramente fra i giocatori da seguire, fra quelli in campo oggi. Viene da una doppietta che gli ha dato morale e fiducia, la condizione ideale per esprimere al meglio tutto il suo talento, la sua classe in zona gol. I difensori avversari dovranno fare molta attenzione. La mette in mezzo. Peccato, era un buon cross, ma non c'era nessuno in area. Birza, cacciatore. Può correre lungo la fascia. Occhio alla ripartenza. Palla allontanata. Cercano col tiki-taka il momento giusto. Nainggolan. Andre Silva. Sicuro, intervento del portiere che va in presa. Samu Castillejo. La spinta rossonera lungo la fascia. Mette in mezzo, pallone spazzato via bene dalla difesa. Rodriguez. Calabria. Spazio per il traversone. Cerca il pallone profondo. Occhio al rimbalzo. Walker Peters. Nainggolan. A metri davanti a sé, attenzione. Può cercare il cross. King! Hanno sciupato l'occasione del vantaggio. Male qui l'attaccante, male. Da lì doveva segnare un gol che gli avrebbe dato fiducia, oltre a sbloccare il risultato. Buonaventura. Riccardo Rodriguez. Gran palla in mezzo. Può metterla in area. Prova ad andare, tira il respinto, prova ad andare. Conclusione al volo, a pochi centimetri dal gol. Un gesto tecnico notevole, è stato bravissimo, avrebbe meritato maggior fortuna qui. King. Castro. Raja Nainggolan. Cerca la sovrapposizione. Spazzano via il pallone. Samu Castillejo. L'arbitro ha ravvisato un fallo e ha concesso la punizione al Milan. Andre Silva. Brutto passaggio, recupero facile.
La fine dell'era Berlusconi alla presidenza del Milan, dopo gli infiniti successi rossoneri, ha lasciato un vuoto enorme che la nuova dirigenza cinese sta faticando per il momento a colmare, sia nei cuori dei tifosi ovviamente, sia in campo. È normale che il... Cerca la rete! C'è la... Grossa ingenuità qui, concedono una punizione pericolosa. Posizione interessante, può anche andare direttamente in porta da lì. Palo, attenzione, però è ancora buona. Poteva essere il gol del vantaggio, conclusione che si infranta contro i legni, con il portiere che sembrava battuto. Castro. Walker Peters. Klavan. Samu Castillejo. Palla persa. C'è il pressing sul portatore di palla. Intervento comodo della difesa. Cacciatore. Si giocherà ancora per due minuti. Prova, in porta, respinge il difensore. Birza. Cacciatore. E si chiude qui il primo tempo. 0-0 alla fine dei primi 45. L'arbitro fischia qui a San Siro. Parte il secondo tempo. Birza. Cercano col tiki-taka il momento giusto. Samu Castillejo. Bonaventura. Occhio al movimento dei compagni. Recuperano palla. Cragno. Hai citato prima l'aspetto mentale, Stefano, parlando dei giocatori del Milan. Quanto è importante per un giocatore scendere in campo tranquillo? È fondamentale, Pier. Tutto parte dalla testa, il resto è una conseguenza. Se un giocatore è libero mentalmente, è più facile. Si ripartirà con un calcio di punizione. Posizione defilata. Probabile che decida di crossarla nel mezzo. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Castro. Occhio al traversone. Tocco impreciso, pallone recuperato. Castillejo. Cross controllato, senza problemi. E il giallo sembra inevitabile qui. È arrivato il cartellino giallo, dunque. Come volevasi dimostrare, Pierluigi. Cacciatore. Possono ripartire dopo il recupero del pallone. Nainggolan. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Riccardo Rodriguez. Spazio per il traversone. Occhio al rimbalzo. Fallo laterale per il Milan. Correa. Calabria. Ottimi i suoi passaggi oggi. Occhio a questo lancio. Ha avuto forse troppa fretta ed è finito in fuorigioco. Rodriguez. Riccardo Rodriguez. Può servire un compagno. Correa. Calabria. Palla lunga sul secondo palo. Male qui l'attaccante su questo tiro ravvicinato. Ha optato per la precisione, forse ha preso una zolla, ma non riesco a spiegarmi. Forse l'ha colpita male. Fatto sta che la palla non ha preso l'effetto desiderato, terminando abbondantemente sul fondo. Klavan.
Walker Peters. Ci mette il corpo. Castro. Nainggolan. Cross da rivedere, palla larga sul fondo. C'è aria di cambio. Calabria. Correa. Rodriguez. Buona l'intuizione qui. Offside che ci sta tutto. Doveva temporeggiare invece di puntare subito verso la porta. Castro. King. Nainggolan. Ha spazio per avanzare. Il tocco dentro. Il cross non era male, ma nessuno è riuscito ad approfittarne. Castro. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Gran palla in mezzo. Prova la botta. Murato dall'intervento del difensore. Ripartono in campo aperto. Perfetto oggi nei passaggi. E c'è un cambio in arrivo per la squadra ospite. Sì, c'è bisogno di energia, di forze fresche. Credo sia il momento giusto questo. Atmosfera rovente sugli spalti. Tifosi rossoneri che stanno dando fondo a tutte le energie. Vogliono vincerla. Calabria. È un periodo davvero di grande forma per lui. Sì, sta giocando molto bene Pierluigi. Occhio ai saltatori del Milan. È pronta la sostituzione. C'è il corner di Bonaventura. Non corre rischi, sceglie i pugni. Respinge il difensore. Attento qui il difensore che allontana. Correa. Potrebbe crossare. Corner dunque per l'ultimo tocco di un difensore. C'è il corner di Bonaventura. Attenta qui la difesa, palla allontanata. Obafemi. Potrebbe crossare. Brutto cross, nessun problema per la difesa. Pericolo scampato, decisivo il difensore. Io andrei da Matteo Barzagli a bordo campo per sapere a questo punto quanto manca alla fine. È iniziato il conto alla rovescia, manca un solo giro di lancette al 90°. Grazie a Matteo Barzagli. Pallone interessante. Non si entra in scivolata in area, ha rischiato tantissimo, ha rischiato il rigore. E finisce qui, dunque, in parità.